Buonasera e ben ritrovati nel momento dell'approfondimento e anche dell'anticipazione del nostro telegiornale. Oggi le nostre telecamere alle 14.15 erano nei pressi dell'ospedale Luigi Curto di Polla per l'arrivo del vaccino anti-Covid, un arrivo scortato anche dai carabinieri. Abbiamo ripreso in diretta e poi comunque abbiamo anche poi effettuato delle interviste sul posto che potrete ascoltare e vedere nel nostro telegiornale. Quindi parliamo di Covid, parliamo di vaccini, ma non parleremo soltanto di questo perché tante sono le notizie del nostro telegiornale. Parleremo di nuovo del manifesto di Sala Consilina, censura, non censura, ricordiamo il manifesto di circa 33 metri che è stato affisso da alcuni giovani del posto con una frase del paesologo Franco Arminio, poi cancellata dal sindaco e dall'amministrazione comunale di Sala Consilina. Il nostro Antonio Sica è andato sul posto per ascoltare sia l'amministrazione sia questi ragazzi che volevano lanciare, questo hanno detto, un grido di allarme, non soltanto questo caso, che poi è diventato anche un caso anche a livello campano, perché lo stesso Franco Arminio ha ripostato e ha ricondiviso questa notizia, addirittura come provocazione ha condiviso la sua poesia con la striscia bianca cancellata, quindi un caso che si farà discutere ancora per diverso tempo. Parleremo ancora di rifiuti, del trasporto, del traffico o come voglia dire del collegamento tra la Tunisia e la Polla e la Campania, il traffico di rifiuti che la SRA ha, cioè il trasporto di rifiuti che la SRA ha portato fino in Tunisia, l'azienda di stoccaggio di Polla dice la sua e sottolinea di avere tutte le autorizzazioni concesse dalla regione, quindi praticamente dà la palla in mano alla Tunisia dicendo che usa scuse puerili per non accettare il carico di 70 container di rifiuti. Poi ancora parleremo di un importante progetto a Buonabitacolo. Dopo tanti anni di abbandono, la piscina e la palestra comunale torneranno a splendere grazie a un accordo tra il comune e una ditta privata. Ovviamente poi occorrerà capire se davvero si concretizzerà dopo l'accordo anche questo progetto. Tante le notizie sia sul nostro sito sia sul telegiornale di Italia 2 TV. L'appuntamento quindi è fra poco sulla nostra emittente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata e una buona visione.